dicevo, per completare la, i richiami sul corso di teoria dei segnali, parliamo come ultimo argomento di banda di un segnale. Voi probabilmente siete abituati a parlare di banda come avere a che fare con segnali a banda rigorosamente limitata. Nel qual caso la banda di un segnale è l'intervallo di valori frequenziali in cui il segnale, la trasformata di Fourier del segnale, è diversa da zero. In realtà quasi sempre i segnali sono tempo limitati, anzi sempre, e dunque hanno una banda, una trasformata di Fourier che va da meno infinito a più infinito, e quindi non c'è un intervallo di valori nel quale il segnale, la trasformata di Fourier in modulo quadro è diversa da zero e al di fuori da quale invece è zero costante. Per questo esistono varie e differenti nozioni di banda per definire dove in frequenza il segnale è apprezzabilmente diverso da zero. In realtà non ha neanche senso parlare del segnale, perché il segnale è x e t, la cui trasformazione di Fourier è x di f, che è aleatorio. A noi interessa sapere la regione dello spettro in cui la densità, l'energia o la potenza di un segnale è concentrata. E per capire questo basta che andare a guardare la ESD o PSD, la densità spettrale di potenza o di energia. Quindi la banda di un segnale è l'intervallo di valori di frequenze dove la PSD oppure ESD è apprezzabilmente diversa da zero, dove tutta l'energia o la potenza è concentrata. Ora, questo è un discorso vago, ma esistono differenti definizioni di banda. Ad esempio, un'opzione di banda potrebbe essere quella della banda a 3 decibel. In questo caso la PSD oppure SD, quindi la densità spettrale, ha un andamento, ha un picco al centro e poi decresce. Quando si è abbassata la PSD o SD di 3 decibel, quindi si è ridotta della metà, lì sto prendendo la gran parte dell'energia o potenza, e quella è la mia nozione di banda a 3 decibel. Un'altra nozione di banda potrebbe essere al primo nullo, se questa PSD ha un andamento di tipo sinc o sinc quadro, insomma che ha molti nulli. Mi prendo soltanto il lobo principale, primo nullo, secondo lungo, prendo nullo, prendo due lobi. Un'altra nozione di banda che probabilmente conoscete è al tot per cento della potenza dell'energia. Quindi aumentate l'intervallo di frequenza che state considerando finché prendete il 90% dell'energia, il 95% dell'energia. Insomma, fino a che il grosso del segnale è contenuto lì dentro, l'energia del segnale e la potenza del segnale. Che significa il grosso? Dipende dalla vostra definizione. Banda al 90% dell'energia vuol dire che l'intervallo di frequenze all'interno del quale è contenuto il 90% dell'energia del segnale o potenza del segnale. Per capirlo meglio, facciamo un solo esempio. E tra l'altro questa è una cosa che già avete studiato. Un'altra nozione di banda è la banda efficace. Essenzialmente prendete la PSD o SD, la normalizzate per energia, così diventa proprio una densità simile a una densità di probabilità, perché il suo integrale adesso fa 1, e a quel punto considerate come se fosse una variabile aleatoria, valutate la deviazione standard, che è comunque un indice di quanto è dispersa quella densità. Quello è un indice della ampiezza di banda e si chiama banda efficace. Ce ne sono molti. Facciamo qualche esempio che è la cosa più semplice. Valutiamo un segnale semplicissimo, x e t uguale impulso rettangolare, ampio t. Qui si estende fra meno t mezzi e t mezzi. Per valutare la banda di questo segnale estremamente semplice, ne calcolo la PSD. Scusate, l'ESD, perché è un segnale di energia, come potete ben vedere, è limitato nel tempo, non va infinito, quindi l'energia è finita. In particolare l'energia fa T, perché deve prendere il segnale al quadrato, 1 al quadrato fa sempre 1, 0 al quadrato fa sempre 0, e quindi pi greco al quadrato fa sempre pi greco, e poi integrarlo, ma questo è semplicemente un rettangolo, l'integrale è base per altezza, t per 1, quindi è t.
l'energia di questo segnale. La trasformata di Fourier X di F è T sinc di F e T, e a questo punto l'ESD, S con X di F, è la media statistica, non serve, perché è deterministica, della trasformata di Fourier al quadrato, il modulo al quadrato. Quindi questo oggetto è il modulo quadro, ma quello è reale, e quindi è T quadro, sinc quadro di F e T. Quindi la sua PSD ha questo andamento. Sinc quadro. Il primo nullo è 1 su T. Ma a noi non interessa, dobbiamo soltanto dare l'idea e così via. Banda 3 decibel. La nostra densità spettrale di energia in questo caso ha un massimo 0 e poi va giù, quindi è un segnale che sta localizzato alle basse frequenze, lo vedete? Non ha una banda rigorosamente finita, però la gran parte dell'energia è concentrata qui, al centro. La banda 3 decibel è la frequenza alla quale la densità spettrale si è dimezzata, perché ha perso 3 decibel, quindi si è dimezzata. Dovrebbe essere più o meno questo valore. Quindi qui è T quadro, qui è T quadro mezzi. Il disegno non è molto preciso. E se vi mettete al calcolatore e vi fate un po' di prove, quel punto lì si chiama, l'ho fatto io stamattina, 0.443 su T. Banda a 3 decibel. Insomma, 1 su 2T. Banda al primo nullo? Questa qui. Prendo soltanto il lobo principale. Al secondo nullo, 2 su T. Banda al 90% dell'energia, devo trovare la frequenza alla quale l'integrale di questa densità spettrale, chiamate questa frequenza che sta cercando B, l'integrale tra meno B e B
sarebbe l'energia contenuta nell'intervallo meno BD, deve essere il 90% dell'energia totale. Vi fate un po' di conti e viene fuori circa 1 su T. Al 95% 2 su T. Quindi 2 su T è sia la banda al secondo nullo, che in questo caso particolare, l'ho fatto questa mattina al calcolatore, vedete un po', il 95% dell'energia è contenuto nei primi due nulli, quindi 2 su T è anche la banda al secondo, al 95% dell'energia. L'impulso rettangolare ha una discontinuità, di conseguenza l'andamento a zero è molto lento, infatti è un filtro instabile, se quella fosse una risposta impulsiva a un filtro, e dunque è un decadimento asintotico molto lento, e qui se volete prendere sempre più energia del segnale dovete andare molto lontano. Il 99% energia è contenuto nei primi 11 nulli. Bisogna andare addirittura 11 su T per prendere il 99% di energia. Se avessi invece fatto un esempio di segnale un po' più smooth, in inglese liscio, insomma per esempio perlomeno continuo, ad esempio l'impulso triangolare, avrei ottenuto un segnale nel tempo continuo, quindi più, fra virgolette, liscio. In frequenza questo si traduce in un andamento a zero più rapido, e quindi il 99% di energia non è contenuto fino a 11 su T, ma è molto più contenuto, è molto più compresso. Guardate, un'altra cosa importante è che qui la banda di questo segnale è soltanto quella monolatera a destra, sto considerando soltanto le frequenze positive, perché è un segnale reale. Quindi per i segnali reali la banda è soltanto quella relativa alle frequenze positive. Per i segnali complessi invece la banda è quella relativa ai segnali positivi, alle frequenze positive e negative. Solo frequenze positive. Sto parlando di banda. Per segnali complessi si guarda entrambe le frequenze, positive e negative. Perché? Perché un segnale reale ha trasformazione di Fourier hermitiana e quindi a PSD sarà pari, e quindi la parte destra è identica a quella sinistra. Soltanto quella destra è informativa, o viceversa solo quella sinistra, perché saputa un lato, le frequenze positive, quelle negative sono esattamente le stesse ribaltate, quindi conta soltanto uno dei due lati. Per i segnali complessi invece questo non vale, la PSD può essere anche non simmetrica rispetto all'asse Y, quindi non pari, e di conseguenza dovete guardare sia le positive che le negative, e la banda è più grande. Bene, appurato questo, quindi avendo discusso anche di banda e di varie nozioni di banda che si possono utilizzare, ce ne sono tante, noi utilizzeremo qualcuna di queste nella pratica all'interno del corso, passiamo al primo argomento importante del corso: segnali passa basso e passa banda. Perché parliamo di segnali passa basso e passa banda? Perché il nostro argomento principale sarà quello di trasmettere un segnale su un canale. Per far questo dovremo modulare quel segnale, cioè portarlo dalla banda base, cioè
da una PSD concentrata alle frequenze basse alla banda passante del canale, che può essere di kHz, di GHz, di MHz, quello che sia. Quindi la modulazione sarà proprio il passaggio da banda base a banda passante. E per far questo dobbiamo introdurre il concetto di segnali passa basso e passa banda. Il concetto è molto semplice e richiama quello che già avete in testa a riguardo dei filtri. Sapete bene cos'è un filtro passa basso e cos'è un filtro passa banda? Bene, segnali passa basso sono segnali che hanno una densità spettrale simile a quella di un filtro passa basso. Quindi detto meglio, un segnale passa basso è un segnale la cui densità spettrale è concentrata alle basse frequenze, o meglio, attorno alla frequenza zero. Passa basso lo chiameremo spesso LP, low pass. S con X, concentrato. Per concentrato intendo apprezzabilmente diverso da zero, e per apprezzabilmente intendo con la vostra nozione di banda che state utilizzando. Mentre un segnale si dice passa banda, e lo chiameremo anche band pass BT, e ogni volta che dico passa banda devo anche intendere, devo anche indicare se passa banda vuol dire che sta alle alte frequenze, devo anche indicare attorno a quale frequenza è concentrato, quindi passa banda rispetto a una certa frequenza. Quindi dirò che il segnale passa banda rispetto alla frequenza FC se la sua densità spettrale è concentrata tra virgolette attorno a FC, e chiaramente FC è maggiore di W mezzi, dove W è la banda del segnale. Insomma, se il segnale ha una banda di 5 kHz, quindi è concentrata fra meno 5 e 5, non è che posso dire che quello è un segnale passa banda concentrato attorno alla frequenza 1 kHz. Questa frequenza deve stare ai molto più lontano della banda del segnale, altrimenti anche un segnale concentrato attorno alla frequenza 0 sarebbe passabanda rispetto a una frequenza molto piccola, il che non avrebbe senso. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere a che fare con un segnale reale, in questo caso la PSD ha questo aspetto, è simmetrica, vedete? La banda è W, questa qui, e questo potrebbe essere un segnale passa basso. La densità spettrale tutta concentrata attorno alla frequenza 0. Un esempio di segnale in banda passante invece, passa banda, potrebbe essere questo. E se il segnale è reale, vuol dire che questo qui è esattamente il suo ribaltamento. La banda di questo segnale è questa qui, solo le frequenze positive, perché è reale, abbiamo fatto, abbiamo detto in questo esempio.
Data questa definizione, ah scusate, vi dicevo quella particolarizzazione, questa osservazione che ho fatto qui, era per dirvi che questo è un segnale passa basso, quello è un segnale passa banda. Ma non è che questo qui è un segnale passa banda rispetto a questa frequenza qui. Ok? Perché per essere passa banda, la frequenza a cui sto facendo riferimento deve essere più grande di mezza banda, quindi devo stare ben lontano. In particolar modo, in particolare, se la frequenza FC è molto maggiore, quindi non vale quella relazione lì, maggiore o uguale di, ma è molto maggiore della banda, allora si parla di segnali a banda stretta. Il motivo è semplice, se fate il disegno della PSD, avete la frequenza FC che è molto grande rispetto all'ampiezza della banda del segnale, e qui il suo grafico sarà di qualcosa di questo genere. Ok? Perché FC è molto FC, la frequenza attorno alla quale quel segnale passa banda, è molto più grande della banda. La maggior parte dei segnali saranno di questo tipo. Pensate alla segnale vocale, ha una banda di 4 GHz, 8 GHz, ma poi lo possiamo trasmettere su un'antenna che magari la sua frequenza portante è 1 GHz, e 4 GHz, 10 alla 3 rispetto a 1 GHz, 10 alla 9, ci sono 6 ordini di grandezza, è un milionesimo la frequenza portante rispetto alla banda, quindi sarà banda stretta. Ok? Data questa definizione, vi voglio anche dare un'importante rappresentazione dei segnali passa banda. Se X è un segnale passa banda reale, e per ricordarmelo, guardate qua sotto, ci metto appendice bandpass per ricordarmi che X è il passabanda reale, allora può essere rappresentato in questa maniera. Come la parte reale, lo dice due volte, un segnale che chiamerò XLT elevato a 2π greco IFCT. Ripeto, se il segnale XBPDT è un segnale reale passa banda attorno alla frequenza FC, allora quel segnale ammette la seguente rappresentazione. Questo oggetto qui è un segnale complesso, passa basso, chiamato equivalente passa basso. O anche in sviluppo complesso. Questo segnale qui invece viene chiamato
segnale analitico. Oppure pre-sviluppo complesso. Entrambi sono segnali complessi in generale, il secondo per certo, il primo può essere complesso e può anche non essere complesso. Il primo è passo a basso. È un segnale passo a basso, low pass, è in genere complesso. Qual è il motivo di questi nomi? Ve lo faccio vedere subito con un semplice esempio. Supponete che questo segnale passabanda sia fatto in questa maniera. M di T coseno di 2π FC T, ok? Questo potrebbe essere un esempio di segnale passabanda, dove M di T è un segnale passabasso. E magari M di T potrebbe avere questo aspetto. La sua trasformata di Fourier, qui parla di trasformata di Fourier, non di power spectral density. Quindi quella potrebbe essere una realizzazione della trasformata di Fourier, ma essendo il segnale potrebbe essere complessa, e dunque questa potrebbe essere una sua realizzazione. Beh, allora è chiaro che questo qui può essere anche rappresentato in questa maniera, perché il coseno è la parte reale dell'esponenziale complessa, giusto? Se moltiplico e divido per radice di 2 ottengo parte reale di radice di 2 volte 1 su radice di 2 m di t elevato a 2π di fc t. Questo è un esempio, in questo esempio sto ipotizzando che m di t sia un segnale reale. Allora è chiaro che questo qui è proprio l'equivalente passo a basso. E il mio segnale passabanda avrebbe questa trasformata di Fourier. Con Fourier moltiplicato per un coseno, e qui la banda, il segnale va a finire a più e meno FC. Come vedete, in questo caso si può scrivere in questa maniera, anche se io qui ho fatto un caso semplicissimo in cui m di t è reale. Perché allora si chiama equivalente passo a basso? Perché se avete questo oggetto, l'equivalente passo a basso, potete tornare al segnale di partenza. Bastate che prendete quel segnale e da frequenza 0 portate a più e meno FC. Se avete invece questo segnale, il segnale passa a banda, e volete l'equivalente passo a basso, basta prendere le frequenze positive e le portate all'origine. Quindi l'uno è equivalente all'altro, perché dall'uno posso passare all'altro e viceversa. Per questo si chiama equivalente passo a basso, perché è un equivalente ed è passo a basso. Infatti questo è centrato alle basse frequenze. Perché si chiama anche in sviluppo complesso? Perché se guardate questo segnale, come è fatto, allora m di t
è passa basso, quindi è concentrato alle basse frequenze, quindi alle basse frequenze, e quindi è lentamente variabile nel tempo. Magari potrebbe avere un andamento del genere. Viceversa, XBP, il segnale in cui, che ottengo moltiplicando m per un coseno, è proprio la moltiplicazione di m per un coseno a frequenza fc con fc molto maggiore di w. Quindi ha una frequenza molto maggiore e quindi varia molto più velocemente nel tempo. Di conseguenza, il suo andamento temporale potrebbe essere questo. Perché io sto ottenendo x come m per un coseno a frequenza elevatissima. Quindi l'ampiezza del coseno viene moltiplicata per m, cioè m modula l'ampiezza del coseno. Questo è il coseno a frequenza fc, la cui ampiezza viene moltiplicata per m di t, vedete? E allora è chiaro il motivo per il quale m di t si chiama inviluppo complesso. Perché m di t è semplicemente l'inviluppo di questo segnale, vedete? Complesso perché in genere è complesso, nel nostro esempio qui particolarissimo ho preso m di t reale. Ed è anche chiaro perché questo si chiama pre-inviluppo complesso, perché è prima di prendere l'inviluppo. Ok? Questo è un esempio molto semplice per farvi capire il motivo di questi, di questa nomenclatura. Che questo possa essere scritto in questa maniera è molto semplice, perché è un caso particolare, m reale. Dimostriamolo nel caso più generale possibile. Per farlo farò un grafico abbastanza grande in cui vedremo tutti i passaggi che ci portano dal segnale passabanda a quello passabasso. Poi torneremo indietro nel dominio del tempo e vedremo che in effetti è proprio così, un segnale passabanda ammette quella rappresentazione, un segnale reale passabanda. Farò 6 grafici, o meglio 3 grafici in alto e 3 relazioni in basso. Quindi prendetevi molto spazio. Supponete che questo sia la trasformata di Fourier del segnale passabanda di cui voglio trovare quella rappresentazione. Che in questo punto sia alto A, e che quella a tratto continuo sia il modulo di x, mentre il tratteggio è l'angolo, perché è una trasformata di Fourier e dunque è un segnale complesso e dunque può essere rappresentato come parte reale e parte immaginaria. Ascoltate me, non guardate lavagna. E la parte reale è, oppure può essere anche equivalente rappresentato come modulo e fase. Quindi io per fare un disegno di quella grandezza complessa devo rappresentare modulo e fase. Qui ho fatto un esempio in cui ci sono, ho a che fare con un trapezio, va bene? Il modulo, mentre la fase è una linea orizzontale, quindi un trapezio e una linea orizzontale. Poiché il segnale è reale, la trasformata di Fourier è ermitiana. Il che significa che il modulo è pari, vedete? E la fase è dispari.
Allora, l'equivalente passo a basso lo utilizziamo perché partiamo dal presupposto che questo segnale complesso possa essere rappresentato in maniera del tutto equivalente dalle sole frequenze positive. Infatti la banda di questo segnale è proprio questa qui. Ok? Allora, l'idea è proprio quella. Prendiamo un equivalente passo a basso, definito come questa quantità qui riportata alle basse frequenze. Per far questo facciamo i due step successivi. Il primo, eliminiamo le frequenze negative, visto che sono inutili, perché il segnale è reale, e quindi le frequenze negative si possono ottenere a partire da quelle positive. Il modulo della trasformata di Fourier è identico, basta ribaltarlo perché è pari. La fase è dispari. Se io taglio le frequenze negative, ottengo il segnale analitico. Però lo moltiplico per radice di 2. Poi vi sarà chiaro a breve il motivo di quel coefficiente radice di 2. In realtà forse qualcuno di voi mi può già anticipare. Questo equivalente passo a basso ha a che fare col fasore che state studiando elettrotecnica o che avete studiato a fisica o alle superiori. Se vi ricordate c'era un radice di 2. Così aveva a che fare con l'ampiezza efficace e così la potenza è esattamente uguale a A quadro mezzi. Se non volevo portarmi dietro quella quadro, scrivevo il segnale come radice 2 A coseno e il fasore era A per elevato di fase, la potenza A quadro. Per questo c'era quel radice 2 davanti. Il libro non fa questo, perché non vuole portarsi dietro questo coefficiente radice 2. Noi lo facciamo perché è un po' più pratico, per due motivi. Uno, perché ce la conoscete, notazione di fisica o di elettrotecnica. Due, perché poi dopo in questa maniera il segnale equivalente passo a basso avrà la stessa potenza e energia del segnale di partenza, altrimenti ci sarà un 2 di differenza. Insomma, io ho tagliato a metà dello spettro, sto dimezzando l'energia. Invece mettendoci questo radice 2 davanti, quando faccio il quadrato per trovare l'energia o la potenza, ho il doppio che mi viene fuori dal fatto di aver tagliato le frequenze negative, quindi l'energia sarà, o la potenza saranno uguali. Come passo da lì a qui? Prendo il segnale passabanda e taglio le frequenze negative, cioè lo moltiplico per un gradino unitario. Come torno da lì a qui? Prendo il segnale analitico, ci sommo il suo coniugato ribaltato e devo dividere per radice 2, altrimenti non riesco a mettere a pari questo termine. Ok? Come faccio a ottenere l'equivalente passo a basso? Riporto questa parte dello spettro a zero. E quindi per ottenere l'equivalente passo a basso basta prendere il segnale analitico e traslarlo in frequenza a zero. Quindi F più FC. Per tornare indietro prendo l'equivalente passo a basso e lo porto a frequenza FC. Quindi sto traslando a destra e a sinistra di FC, niente di più.
Se ne faccio la trasformata di Fourier di questi oggetti, ottengo le corrispettive quantità nel dominio del tempo. Ok? Prima di andare avanti vi faccio notare che questa densità spettrale, questa trasformata di Fourier qui, come vedete, non è pari. Il modulo non è pari. Vuol dire che questo segnale qui è complesso. L'esempio nostro è un caso particolare, vedete? Quello in cui questa parte qui dello spettro era simmetrica rispetto a FC. E allora è chiaro che quando riporta a zero è ancora reale. L'equivalente passo a passo, ma in generale è questo segnale che è reale, quindi vuol dire che le frequenze destra devono essere uguali e opposte alle frequenze sinistra col modulo, non che questa parte spettro qui sia simmetrica anche rispetto a FC. Quando lo riportate a zero avete un segnale che in generale è complesso. Come si fa a passare dall'uno all'altro nel dominio del tempo? Beh, basta che guardiamo cosa succede in frequenza e lo capiamo subito. Se in frequenza, per andare dall'equivalente passo a basso al segnale analitico, si trasla di FC, vuol dire che nel tempo stiamo semplicemente prendendo l'equivalente passo a basso e lo moltiplichiamo per elevato a tutti i greco i FC, modulazione. Se in frequenza faccio F meno FC, nel tempo vuol dire che sto modulando. Viceversa, se devo prendere un segnale FC lo porto a 0, lo sto moltiplicando per elevato a meno 2π con gli FC. Prendo un segnale analitico e lo moltiplico per elevato a meno 2π con gli FC. E infine voglio completare quel grafico scrivendo le ultime due relazioni del dominio del tempo. Anche in questo caso lo faremo guardando alle relazioni del dominio della frequenza e così capiremo cosa sta succedendo nel tempo. Mi serve un po' di spazio e quindi scrivo qui sotto e poi riporto lì sopra l'equazione sintetica e finale. Se io per ottenere il segnale analitico prendo il segnale di partenza un typo, l'ho moltiplicato anche per radice di 2, quindi qui ci va anche per radice di 2, ok? Lo moltiplico per radice di 2 e gli tolgo le frequenze negative moltiplicando per il gradino unitario, vuol dire il dominio del tempo sto facendo la convoluzione, perché in frequenza è un prodotto, tra il segnale passa banda e l'antitrasformata del gradino. Ok? In frequenza prodotto standard, nel tempo convoluzione. Ma io vi ricordo che se ho il segnale UDT, la sua trasformata di Fourier l'avete fatta a teoria dei segnali, è 1 su 2π greco i f più 1 mezzo delta di f. Di conseguenza, per le proprietà della trasformata di Fourier, quindi questa è la trasformata di Fourier di UDT, l'antitrasformata di Fourier di UDF è lo stesso oggetto con meno F al posto di più. Con al posto di F ci metto meno T. Ma mettendo in evidenza l'un mezzo e togliendo questo meno, moltiplicando e dividendo per i, quindi i passa al numeratore e al denominatore i al quadrato fa meno 1, che si semplifica questo meno 1 qui, ottengo questo come antitrasformato. Di conseguenza devo fare il prodotto di convoluzione fra x bandpass per l'antitrasformata del gradino, che è quella grandezza là.
convulsione immediata, perché è facilissimo, la convulsione, come ho detto, è il segnale stesso. Mentre la convulsione con quell'altro oggetto, più di volte, la metto da parte, e gli do un nome particolare. Che è trasformata di Hilbert, e la indico con il cappuccio sopra. Ah, qualche interessante proprietà, potete andarla a vedere sul libro. No, qui interessa soltanto sapere questo. Quindi, come vedete, è facile trovare il segnale analitico a partire dal segnale passabanda. In frequenza, taglio a frequenze negative, nel tempo, prende il segnale di partenza e ci somma la sua trasformata di Hilbert moltiplicata per I. Insomma, diventa complesso. Lo scrivo qui. Uno su radice di 2 x band passa di t più i volte il segnale passa banda trasformato con la trasformata di Hilbert. E ora ci rimane solo l'ultimo passaggio: capire come si passa dal segnale analitico al segnale passa banda. Ma per far questo basta guardare la relazione del dominio della frequenza. Questa è la parte reale. Parte reale di... perché la parte reale è il segnale trasformato più il segnale trasformato coniugato in meno F. Quindi qui abbiamo, questo è, questa parte qua nel dominio del tempo è due volte la parte reale, con radice 2 semplifica e otteniamo radice 2 volte la parte reale del segnale analitico, che infatti è un segnale reale. Infatti la trasformata di Fourier di questo oggetto qua è la trasformata di x più x coniugato diviso 2. Il diviso 2 con radice 2 semplifica va 1 su radice 2, x analitico diventa x analitico trasformato di Fourier, x coniugato da x analitico coniugato e meno f, ed è proprio questa relazione. Quest'ultimo passaggio ci dimostra che qualsiasi segnale passabanda può essere scritto nella maniera in cui lo abbiamo scritto pochi minuti fa, e che ricapitolo qui a fianco per vostra comodità. In particolare, abbiamo scritto questo segnale passabanda come radice di 2 volte la parte reale del segnale analitico, ma il segnale analitico si può scrivere come segnale equivalente passo a basso per l'esponenziale complesso. E quindi abbiamo appena dimostrato che in effetti sì, è vero, un segnale passa banda ammette questa rappresentazione. E chi è questo oggetto qui? Questo nuovo segnale qui, che in genere è complesso, è semplicemente il segnale corrispondente a questa parte di spettro, quando l'avete moltiplicato per radice 2, riportato all'origine e antitrasformato. È soltanto questa parte qui, quella responsabile del segnale equivalente passo a passo rappresentato di sopra. Tenete bene a mente questo grafico, è utile per collegare l'uno con l'altro. Va bene, ci vediamo domani.